Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi ho preparato un nuovo tutorial per voi. Se vi piace questo video, lasciatemi sotto nei commenti un cuore, grazie. Prima di iniziare voglio presentare questa bellissima fresa della marca Melody Susie, una limited edition senza fili. Ha un design molto moderno, leggera e facile da usare. Ho testato questa fresa per un mese perché quando mi è arrivata la mia fresa si era rotta, quindi l'ho trovata molto comoda per lavoro. Secondo me questa fresa è adatta sia per le persone che hanno appena iniziato a fare le unghie e anche per le master. Siccome funziona senza fili è molto facile di trasportarla ovunque. Il kit comprende il cavo per caricare la batteria, una lima, un paio di punte per la fresa, la custodia per la fresa e un paio di sticker molto carini. Sotto nella descrizione vi lascio il loro sito dove potete acquistare la fresa e al di là della fresa hanno tanti altri prodotti e un codice sconto di 12% che potete usare sul loro sito su qualsiasi tipo di prodotto. Prima di usare la fresa vi consiglio di leggere le istruzioni dell'utilizzo. Come primo step tolgo il gel vecchio. Mi sono dimenticata di specificarlo prima, ma la fresa è molto silenziosa. Quando ho finito di togliere il gel, alzo le cuticole. Con la lima tolgo il residuo del gel rimasto. Tolgo la polvere e sgrasso le unghie. Con la forbicina taglio le cuticole. Prima copro le unghie con primer, dopo con base gel. Polimerizzo in lampada la base gel per 60 secondi. Copro solo la punta dell'unghia con base gel e non lo polimerizzo in lampada. Per questo effetto userò due colori effetto vetro. A metà dell'unghia aggiungo i pezzi della conchiglia e foil colore oro. Aggiungo un po' di camouflage glitterato. Quando ho finito di aggiungere tutti i dettagli, polimerizzo in lampada l'unghia.
Nella parte alta dell'unghia aggiungo il camouflage colore nude, dopo quale lo sfumo verso il basso. Su quale voglio disegnare le margherite lo copro tutta con camouflage nude. Copro l'altra metà dell'unghia rimasta con gel trasparente, dopo quale lo polimerizzo in lampada. Uso la fresa per togliere l'eccesso del gel. Con la lima modello la forma. Tolgo l'eccesso del gel sotto l'unghia. Prima copro la parte sotto dell'unghia con top coat senza dispersione, dopo quale copro la parte di sopra e lo polimerizzo in lampada. Copro l'unghia con top mat. Uso i paint gel senza dispersione per disegnare le margherite sopra, dopo quale le polimerizzo in lampada.